E-Gay Sports. It's in the gay. Ragazzi, avete mai pensato ad una carriera itinerante? Ma cosa significa più nello specifico? Significa iniziare la carriera su un FIFA e finirla su quello dopo. O meglio, iniziare una carriera su FIFA e finirla su EA Sports FC. Adesso vi spiego dettagliatamente cosa ho in testa. Con FIFA 23 non siamo stati regolarissimi con le carriere. Ne abbiamo avuto una col Pisa, che abbiamo mollato al nostro esordio in Champions League. Quella col Vanide è andata a farsi benedire dopo che avevamo praticamente annusato la vittoria in Europa League. Quest'anno, ragazzi, ho deciso allora di sfruttare le ultime battute di FIFA 23 per poi dargli un definitivo addio e gettare le basi per quello che sarà EA Sports FC 24. Ciò significa terra che noi giocheremo la stagione 22-23 della nostra nuova carriera con l'Andorra su FIFA 23 e dalla stagione 2023-2024 giocheremo su EA Sports FC. Ciò vuol dire che da oggi, che è il 16 settembre, abbiamo tempo fino al 1 ottobre per fare 4 episodi, che è il minimo sindacale per coprire una stagione calcistica intera. Dovrò darmi da fare anche con le live, con tutto quanto, anche il carico di materiale che vi sto portando, ma ce la faremo, ragazzi. Intanto like, iscrizione, tutto quanto, e voliamo su FIFA 23. Allora, io farei una nuova carriera e io come mantra di vita andrei a Pirlo, ragazzi, che almeno so con certezza di trovare anche su EA Sports FC 24, quindi perché non scegliere lui? Cambiamo squadra perché questa squadra mi sta sui coglioni e andremo a scegliere in Serie B spagnola una squadra esoticissima con 2.350.000 di budget trasferimenti, l'Andorra, ragazzi. 2 stelle, mi viene male. Mi viene malissimo, che stadio di merda che c'ha. Allora, come stadio, per la prima stagione, magari forse anche per la seconda, voglio tenermi questo, perché alla fine è piccolo, ma è bello. Cioè, per me, per gusto personale, meglio questo dello stadio in Europa, ad esempio. Però magari una ritoccatina gliela diamo. Io direi un giallo e blu. Oh sì, colore seggiolini gialli, perfetto. Anzi, colore seggiolini glielo do rosso, così proprio la bandiera dell'Andorra. Linee blu intenso, colore verde bosco. Vado a caso. Rete l'ho messa blu e gialla, in diagonale, esagonale, e la lasciamo così. Direi che non abbiamo nient'altro da aggiungere. Giocheremo con 3 minuti, perché poi vi farò vedere come impostrò le partite, e allora andiamo avanti. Non mi aggiungo nessun budget. Attenzione, cosa molto importante, non aggiungo nessun soldo a quelli che abbiamo, quindi partiremo da zero. Ovviamente poi quando vedremo quanti soldi abbiamo alla fine del primo anno, integreremo col cambio di proprietà su EA Sports FC 24. Signoras y señores, ed eccola qui la presentazione di Andrea Pirlo all'Andorra. Io penso che sia l'unica squadra di una nazione a giocare un campionato per club. È vero che in realtà sarebbe Andorra la Vella, che è la capitale di Andorra, come che ne so, Lussemburgo, la capitale del Lussemburgo, più o meno, no? O come Tunisi, la capitale della Tunisia, all'incirca. Tanto noi proviamo anche a giocare un bel torneo estivo, chissà che ci frutti qualche soldo. Allora, ovviamente dovrò segnarmi anche tutti i trasferimenti di tutte le squadre e poi da riportare su EA Sports FC 24, mica finita qui. Allora, come squadra fa cacare sia il modulo che i giocatori. 4-4-2 e niente paura. Madonna, ragazzi, la squadra fa pena. Fa pena e neanche
poco. Minchia, abbiamo un portiere 71 record, signori. Infatti giocherà al posto di Ratti. Che cazzo lo vuole questo? Esterno sinistro 70, buono. Mamma mia, che pena. Vabbè, adesso sarà solo questione di conoscere i giocatori. Poi dopo me la so gestire, data anche la mia esperienza nel settore, modestamente me la so gestire anche abbastanza bene. Con tutto rispetto per chi fa queste carriere da anni, però io ho esordito su YouTube con le carriere su FIFA 16. Quindi, insomma, un pochino di esperienza me la son fatta. Praticamente, forse l'unico accettabile è l'esterno sinistro. Ho visto l'overall, sicuramente non sarà tra i più giovani. Ha 27 anni, dai, poteva andare peggio. Allora, l'unico modo per andare a pescare giocatori decenti, ovviamente, è il metodo svincolati. Io che devo fare? Allora, c'è un bel tucumano Pereira svincolato e io quasi quasi, ma quasi quasi, lo vado a contattare. Bel centrocampista centrale, forte. È vero che di stipendio chiede, perché chiede, però non posso farci nulla. Però intanto è un buon inizio, dovesse venire. 22.000. Ok, ok. Primo acquisto, tucumano Pereira. Piano piano ce la costruiamo, ce la costruiamo. Ok, al posto di Aguado ci va benissimo. 79. Però a questo punto potrei fare 4-4-2 in linea e risolvere il problema. Eh certo. Adesso vorrei prendere sinceramente un attaccante. Questo Motolese è interessante perché a 18 anni viene dal Bologna. E io nel caso lo aggiungo, o al massimo non lo prendo. Questo viene dal Paris Saint Germain e quasi quasi lo vado a contattare. Peccato non lo possa fare punta centrale, gran peccato. Poi ovviamente c'è il carico di messicani, perché come punta centrale mi offrono Henry Martin, mica male. Poi c'è Diego Lanes, che è giovanissimo. C'è Sudani Caballero, che è interessante. E c'è anche Reyes. Siccome non avrò soldi per tutti, devo fare una piccola riflessione. Allora, Lanes mi può essere utile sulla destra, quindi lo vado assolutamente ad acquistare. Cruciale. Dai, 2 anni, cazzo, c'è meno di media età. Ti do 13 e mezzo. Prendili, ti prego. Ok, li ha presi. Abbiamo un centrocampo non male. Oh ragazzi, li sminchia tutti, tutte le volte, è incredibile. Al posto di Bundu sicuramente farà meglio. Però Bundu può rimanere una riserva d'oro, assolutamente. Questo Dani Caballero è interessantissimo. Infatti quasi quasi difensore centrale. Chi mi vieta di provarci? Nessuno. Promessa, vuole essere cruciale. Ok, ho capito, ma perché mi date tutta questa sfiducia? 2 anni, 1 anno? No ciccia, causa decisore non te la becchi. Vuole 2000 al mese? Va bene, sti cazzi. Sicuramente avrà un posto da titolare a 18 anni, perché ce l'avrà. 66-68, lui è un 71, infatti il 66 va a fanculo. Poi ho detto tra di noi. E ora ci andiamo a mettere questo giovane ragazzo. Bel messicanotto, Caballero. Il vivaio chi ci propone? Le merde. Ma merde, merde? Minchia, Carlos Martinez c'ha 36 anni. Decrepito. Tanto direi di fare fuori chi tipo il numero bassissimo. Tipo sto Vidal, via dai coglioni. Sto Evel pure. Andiamo di fare un po' di pulizia. Oh, già a Villanova lo chiedono. 760.000, magari riuscissi a cavarne 840.000, farebbe piacere. 820. Ok, va bene. Ci ho guadagnato più di qualcosa, no? Questo portiere è fortissimo! Raga, Bull! Subito! Promessa! Anzi, vuole essere cruciale a 20 anni, va bene, accetti la sfida, accetto anch'io. Ma come un anno, sì, ma vaffanculo. Niente clausola, chiede lo stipendio, va bene, accontentiamolo. Allora Bull va in porta al posto di Lisoain. A questo punto basta un portiere solo. In panchina allora, Ratti se ne va a fanculo. Bover 490.000, vediamo se riesco a cavarli. Dai, pigliali su, forza, non rompere i coglioni. Evel 580, 640, posso guadagnare di più. Va bene, accetto 590, dai, se no per rompi i coglioni. Oh, qualcuno si toglie dal cazzo, chi è? Villanova. Cambia nulla. Cambia nulla. Questi offrono 610. Riesco a mettere 640? Dai, 630. Nostra ultima offerta, vaffanculo. Va bene, un altro partente, chi è? Bove, a Rotterdam United. Tipo ipervalutato però, ok? Un altro partente, che bello, chi è sto giro? Hector Evel, a posto, l'Albacete. Vediamo se riusciamo a ottenere Arion Ibrahimovic, che cazzo, io lo voglio. Più di ogni altra cosa. Offerta per il cartino, ti do 700.000 questa volta. Vuole Orellana? Rimuovi scambio, alzo 8.50, dai. Mi devi più cacare il cazzo, ok. Va bene, turnover. Ok, accetta. 5 anni, può giocare esterno sinistro, attenzione.
Ignora clausola, chiede lo stipendio, a posto. Arion Ibrahimovic, signori. Non è fortissimo, fa il suo. Allora andiamo a giocarci la prima partita, ragazzi, contro il Wycombe, squadra che avevo ponderato di prendere, cosa che poi non ho fatto. E voglio vedermi come gira questa Andorra, sono veramente curioso. Madonna Pirlo, che forma smagliante. Ecco, perfetto, già è rotta la grafica, fantastico. Ok, che stadio mi dai? L'Orange Velodrome di Marsiglia. Sti cazzi di stadio. Ok, me la gioco volentieri, magari non con sta visuale. Se no, a questo sinistro c'è il gol di Campbell al primo tiro, ragazzi. Al primo tiro da parte del Wycombe, gol di Campbell. Vabbè, lo sapevamo che la difesa ha dei problemini. Allan. Qua dentro c'è il 2-0 di De Bar. Clamoroso al Cibali, ragazzi. 2-0 del Wycombe con due tiri in porta. Io tutta la partita che sto cercando di massacrarli di tiri. L'attacco fa veramente pena in sta squadra, ragazzi. Carlos Martinez, ancora una parata. No, è inciampato, ragazzi. 3-0, incredibile. Tre tiri in porta, due kick-off glitch, incredibile. Veramente, se vai a cercare immeritato sul dizionario trovi questo. Seb Banks, ma... Oh, vabbè! Che cos'è, raga? Roberto Pereira, ancora lui! 3-1, gol del Tucumano, praticamente inutile. Mi dispiace, perché... Lasciamo stare. Attenzione, ma dai, ma cos'è? Raga, ma ogni tiro è un gol! Ma dai! Anche il gol di Wing adesso. Banks. 4-2. Raga, stai diventando una partita un po' pagliacciosa questa, eh? 5. Io esco col portiere pensando che la prenda e poi dopo effettivamente non è così. Va bene, esordio direi forse da dimenticare, parecchio da dimenticare. Va messa mano su sta squadra, palesemente va messa mano, ragazzi. Perdere così è bruttissimo. Che poi, guardando le statistiche, 11 tiri a 9, tiri in porta 7-8, loro 8 tiri, 5 gol in porta. Succede, ma noi non demordiamo perché adesso c'è il Brest, dobbiamo migliorare questa nostra prestazione. Dobbiamo far vedere al mondo che noi siamo l'Andorra e che vogliamo conquistare il mondo. E allora allo stadio del Paris Saint Germain, al Parco dei Principi, insomma, mica roba da poco. Diego Lainez, ragazzi, non si può far gol qui. No, raga, no, ecco il gol. Aveva appena fatto una parata della Madonna e il loro portiere, lo sapevo. Ragazzi, abbiamo una difesa, urra pietà. Gol da calcio d'angolo, ragazzi. 3 gol da calcio d'angolo presi su 8, su 7. Stavolta ha tenuto il portiere dentro, ne è servito a ne merito cazzo. Facciamo acqua da tutte le parti. Dai, raga, mi la gioia di un gol, ti prego. Dai, andiamo, su, al Baines. Carlos, per il Tucumano Pereira, non la puoi sbagliare! La riprende il Tucumano Pereira, 2-2, al 45esimo, l'ex Udinese. Ancora il messicano, dentro, per il Tucumano, che la ribalta, il Tucu Pereira, 3-2, ribaltone dell'Andorra, il ribaltone, signori. Non c'è, no, raga, no, arbitro, è finita, ribattuta. Sul mio contropiede, va bene, prima vittoria, va benissimo ragazzi, prima vittoria, 3-2, tiratissimo in rimonta, ma va bene così, hanno tirato più loro questa volta, lo ammetto. Allora, intanto per risolvere il problema in attacco c'è questo Mike Zak, che dovrebbe essere uno svincolato della Roma, e io vado a contattarlo, promessa, dai, importante, 17 anni, sicuramente lo possiamo far crescere bene, infatti accetta i 5 anni, 500 euro al mese, a posto.
scusate, a settimana. Come overall lui è un 63, ma al posto di Nonno Martinez. Benissimo. Tanto più schifo di lui non può fare. Attendiamo questi due e poi vediamo come procedere. E intanto abbiamo un'amichevole contro i Go Ahead Eagles e ci sarà l'esordio di Mike Zach, che poi non so come si pronuncia in realtà, ma dettagli. Un attimo, perché abbiamo l'assistente vocale che può darci una mano. Mike Zach. Mike Zach, a posto. Devo essere sincero, non c'era andato tanto lontano. E si inizia. Si è preso il numero 11, insomma, numero di spessore, numero di Zlatan Ibrahimovic. No, raga, ma perché la difesa così bassa? Ragazzi, terza partita di fila che andiamo sotto 1-0, questo non va bene, eh. C'era anche il Milan e derby. Il nuovo acquisto. Mike Zach, sterza, Mike Zach, la pareggia proprio lui, il 17enne polacco appena arrivato, decide già chi comanda qui. È un buon acquisto in prospettiva, ragazzi. Tra l'altro mi sto accorgendo adesso che stiamo giocando nello stadio della pessima sconfitta per 5-2, non promette bene. Molina, attenzione, Banks, la ribalta lui, sempre a ribaltare le partite stiamo qua. Banks ruba la palla in fase offensiva, lo serve e segna il gol del 2-1. Bravissimo qua il numero 14, che non so ben chi sia, ma va bene, penso Molina forse, anzi Bakis, pardon, io leggevo Banks, Bakis. Bakis dentro, Mike Zach ha visto il messicano Diego Lainez, 3-1, 1-2 micidiale dell'Andorra, che si riscatta della pessima prestazione della prima partita. Non che la seconda fosse andata meglio, ma qua subito gol e assist per il nuovo arrivato. E ripeto, dobbiamo pescare per forza dagli svincolati, sennò non ci usciamo più. Diego Lainez dentro per il Tucumano Pereira, 4-1, ancora l'ex Udinese a segno, ma si sarà spaccato la schiena così. Ora non so quanti gol abbia fatto in questo torneo, ma parecchi forse. Molina, il tu, va bene, 4-1, ci sto. Ovviamente non abbiamo vinto il torneo, ma va bene così, partita dominata, cioè proprio incontrastata. Abbiamo un CC 66 di 20 anni e un attaccante 64 di 21. Io devo prendere tutti e due, ragazzi. No, non posso prenderli, perché questo bastardo è andato alla Mianz. Vaffanculo. Tanto Ivanov, 21 anni 64, sicuramente non diventerà un campione, però può fare sicuramente qualcosa di importante. 2000 a settimana, lo prendiamo. Volendo potrebbe giocare al posto di Mike Zach. Infatti è quello che farà. Però Mike Zach me lo porto in panchina, al posto del portiere. Ho proposto alla Mions per Alan Farrell Molina più 630.000. Io quasi accetto. Poi c'è da vedere se ho i soldi sufficienti per dargli lo stipendio. Ma credo di sì, dai. Tutta sta clausola decisoria, no, non la voglio mettere. Ti do 1.700 e mi avanzano pure, guarda. Va bene, bonus, va bene, dai. Ok, giocherà con Pereira. 20 anni 66, possiamo lavorarci. Altimira, ti vado a chiedere 1.700.000. Ok, a posto. Ok, Altimira lascia, quindi abbiamo 1.700.000 di budget. Vado a vedere se riesco a trattare Johnston, Max Johnston. Magari riuscirò ad abbassare le pretese, ragazzi. Ho 1.200.000. 560.000 più Orellana, potrei anche starci. Ma sì, dai. Dai con la clausola, ragazzi, ma è un vizio proprio. 500 euro, a posto. È vero che il giocatore che abbiamo dato via aveva un buon prospetto, insomma, sarebbe diventato 71. Ma questo, ragazzi, ha un potenziale di sopra l'80. Cioè, fate voi. Intanto lo schiero a sinistra, poi vediamo. 2 settimane terzino sinistro, benissimo. Intanto Arion Ibrahimovic voglio farlo esterno sinistro. 32 settimane, mezzo anno, ma ne vale la pena. Allora, Jacopo, 66, esterno sinistro. Ce lo chiede il Perugia. Ok, per 1.300.000 te lo posso anche dare. Intanto arriva la prima partita, ragazzi. Prima di campionato in casa contro lo Sporting Gijon. Ok, possiamo anche giocare con queste formazioni qua. Giochiamocela. Eccolo qua il nostro stadietto giallo, rosso e blu. Ripeto, per le prime due stagioni, cioè, possiamo anche tenercelo sto stadio. A me schifo non fa. Bakis, Roberto Pereira, il Tucumano!
accende così la prima di campionato, il tucumano Pereira, da casa sua letteralmente, ragazzi. Che destro, colpisce il palo praticamente a giro. Ma meno male che ciò ripiega nelle tattiche difensive, meno male che ciò ripiega, ragazzi. Piglia sempre gol. Ok, si piglia sempre gol. Meno male che ciò ripiega. No, raga, no, che sculo però. Due tiri, due gol. Quest'anno, ragazzi, sarà durissimo. Ve lo dico, sarà durissimo. Puntare alla promozione con questa squadra è una cosa piuttosto utopica. Noi ci dobbiamo riuscire, eh. Pensavo tanto del Vanide, ragazzi, ma questa è una delle squadre più scarse che abbia mai usato. Forse la più scarsa. No, ragazzi, ma che cos'è? Ma che cos'è sta roba? Il portiere che esce la butta via, dai. Madonna, che roba. Che sbocco. Dai, 3-2, su. Ivanov, all'esordio. Dai. Pereira, è l'ultima occasione. Tucumano Pereira. Dentro! La pareggia! Il messicano! Diego Lainez! A tempo quasi scaduto! Il 3-3! Meritato, tra parentesi, dell'Andorra! Madonna, che sforzo che ho dovuto fare! Assist del Tucumano! Gol dell'esterno destro che volevo togliere e poi non ho tolto! Finisce 3-3, ragazzi, anche troppo. Questi qua veramente hanno fatto tipo 3 tiri, 3 gol. È spaventosa la cosa, ragazzi. E intanto abbiamo un altro partente, ed è Jacopo. Allora, in questo caso mi piacerebbe andare a trattare Vanner del Bayern Monaco e poi renderlo esterno. Ti offro, dai, 1.200.000. No, Gil non te lo do. Se vuoi, hai 1.260.000. 5 anni, ok, chiede lui lo stipendio e noi accettiamo. Va bene, l'abbiamo rimpiazzato sicuramente con qualcuno di più scarso, perché così è. Però, cazzo, c'ha 16 anni, con un ragazzo così puoi fare veramente quel che vuoi. Che poi è un 63, quindi c'è, nel senso, c'è di peggio. Ok, lo facciamo esterno destro, vediamo cosa ne esce fuori. Seconda di campionato, ragazzi, fuori casa contro l'Albacete. Andiamo. Tutte queste partite al tramonto, guarda che sono fighe, eh. Speriamo che la partita lo sia di più. Bakis, lanciato, il turco, spacca la porta, pensavo finisse fuori, sinceramente. 1-0 per l'Andorra, la sblocca Bakis, su assist del nuovo acquisto Ivanov, 1-0. Ragazzi, questo stadio non è un granché, però con questa atmosfera, con questo tramonto, vi devo dire, non è male. Provaci! Che gol di Farrell, 2-0 al volo da fuori area, non guarda in faccia a nessuno e pianta questa palletta nell'angolo, calcio d'angolo del Tucumano, non ci credevo più e arriva lui, forse c'ha un tocco, forse, del pelato, vediamo un po'. Tocco di braccio del difensore. Ah no, viene dato autogol, adesso ha senso. Secondo me era nettamente in porta il tiro. Questo è il gol di Farrell, punto. Non glielo toglie nessuno. Nemmeno la fisica può togliere il gol al nostro Farrell. Ivanov. Calcia al destro! 3-0 per l'Andorra. Bakis gli restituisce il favore. E Ivanov calcia il destro nell'angolino. Il 3-0 dell'Andorra. Adesso allora voglio divertirmi, perché adesso è giusto che io mi diverta. E allora dentro Ibrahimovic, dentro Vanner e dentro Majzak. Ivanov. La restituisce Ivanov, 4-0 per l'Andorra, doccia fredda per l'Albacete. Per ora, ragazzi, non abbiamo preso gol, il che, cioè, non è da sottovalutare affatto. Finisce qua, ragazzi, Albacete distrutto, 4-0, doccia gelatissima. Non mi aspettavo una prestazione così dalla parte della mia Andorra, perché minchia, 10 tiri a 1, cioè proprio surclassati sotto ogni punto di vista. Comunque Ivanov, non ve lo vorrei dire, ma 3 gol in 2 partite. Sta macinando gol l'uno dietro l'altro.
e comunque dopo aver cambiato il reparto offensivo adesso funziona. Cartagena. 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 Andiamo a giocarci, ragazzi. No, vai, kick off glitch, disattenzione difensiva, kick off glitch, fantastico. Bellissimo, perché c'è, cioè, FIFA è incredibile. Giochi una partita bene, una partita male, cioè non... Alpines. Sinistro, mette subito le cose a posto al 14esimo, pareggia l'Andorra. Il nostro esterno sinistro, valutato 70, no milioni, 70 di overall, segna il gol dell'1-1, giusto così. Bello dentro Ivanov, e sono 4 gol in 3 partite per questo mostro svincolato, 20 anni, ragazzi, 4 gol in 3 partite, è abominevole sto uomo qui, uno degli attaccanti più prolifici che abbia mai avuto, di rating così basso, cioè vi ricordo un fottuto 64 lui. Diego Lanes, che trovata per la doppietta di Alpines, come cazzo si chiama, l'esterno sinistro, per il 3-1. Ma dov'è la cacciata? Cioè dov'è la messa? Dove ha sparato? Tiro secco nell'angolino, Alpines, dal limite dell'area, non può nulla il portiere, magari con un portiere più forte avrebbe potuto qualcosa, ma dettagli. Ibrahimovic, sono tutti scoperti. Ibra! Quello junior, il primo gol di Arion Ibrahimovic con la maglia dell'Andorra, servito direttamente dal centrocampo, fa la cavalcata, batte il portiere. E oggi è la festa degli esterni sinistri, perché avessi tenuto in campo Albains, sarebbe tripletta sua. Finisce 4-1 per l'Andorra. Distrutto il Cartagena. Cartagena, che in realtà aveva fatto anche il gol dell'1-0, ma poi non ha potuto niente contro la forza dello zar Ivanov. Vabbè, 7-5 rispetto alla partita precedente, forse qualcosa di più, forse un golletto lo meritavano, dai. Ultimo giorno di mercato, ragazzi, abbiamo veramente poco da chiedere. La squadra a me piace farla subito, non dopo. Ok, adesso giochiamo contro il Real Oviedo. Siamo quarti a 7 punti. Lainez non c'è perché è via con la nazionale, no. Io voglio Vanner. Raga, c'è un bug assurdo. Va bene, via, ho capito. Metteranno in campo chi gli pare a loro. Comunque questo è un bug che va assolutamente fissato, eh. E piove, minchia, che stadio enorme che c'hanno. Che sarebbe lo stadio del Genoa e della Sampdoria, però vabbè, dettagli. Vorrei sapere chi mi ci hanno messo là, Bundu, vabbè dai, poteva andare peggio. Buono Pereira, il tucumano, Pereira, non va. Ancora il tucumano, dentro per Bakis che si gira e trova il gol dell'1-0 per l'Andorra. Il turco Bakis apre le marcature sull'assist del tucumano Pereira, sempre eterno sia. Ivanov dentro per Bakis, la doppietta del turco, ragazzi. 2-0 per l'Andorra, costruzione dal basso, magistrale. Attenzione a Leo Siqueira, palla dentro, c'è l'autogol del portiere praticamente. Mi ha fatto un clean sheet solo finora, ragazzi. Hanno segnato il gol a Camarasa, ma questo è un autogol palese col glitch del 45esimo. L'importante è essere ancora sopra. Bundu, dentro c'è l'assist del sostituto di Lainez per la tripletta di Bakis. Inarrestabile, ragazzi, sto uomo turco. Facci un kebab e fatti una tripletta. Madonna, ragazzi, oggi proprio on fire. Infatti vado a togliere Ivanov, lo lascio in campo per merito. Sono queste bucate, vabbè, doveva farlo Manu Vallejo. Stavano premendo, dovevano farlo. 3-2.
Ibrahimovic. Ibra! 4-2. La chiude così l'Andorra. Per la terza vittoria consecutiva, tipo, la chiude così sempre lui, Arion Ibrahimovic, che entra dalla panchina. Infatti gli hanno alzato 9,60. Se l'è meritato tutto. Sinistro nell'angolino. Chiude la partita sul 4-2. E finisce qui. Distrutti un'altra volta. Ragazzi, stiamo facendo una valanga di gol. Intanto tripetta di Bakis, tutta meritata. Sto piano piano cominciando a conoscere i giocatori, il che è buono. E intanto Ratti se ne andrà, boh, in questa squadra che non so che squadra sia, ma dettagli. Oh, che bello vedere questo più uno a Ibrahimovic. Andorra contro Granada e voglio mettere Majzak, titolare. Cioè, praticamente fare la carriera con l'Andorra è come farla col San Marino, all'incirca. Uno stato che giocherebbe nel campionato italiano e prenderebbe gol ogni partita. Perché questo è il nato di fatto. Il Lozano fake ha fatto gol. Kick-off glitch, ovviamente. Ma come c'è Kaye Coon, ragazzi, nel Granada? Ma è lui! In Serie B, ma no, poveraccio! Guarda dov'è finito! No, storia tristissima. Tucumano, Bakis, la palla dentro e c'è il pareggio di Albains. Terzo gol in campionato per l'esterno sinistro. Lui sarà il nostro Rafa Leao. Punto. Accettatelo così com'è, lui sarà il Rafa Leao dell'Andorra. Majzak per Albains. Ci riprova, prende palo. Non va. Banks dentro per Majzak. Majzak la ribalta lui. La ribalta l'ex Roma, il polacco numero 11. Majzak, che l'ho messo a titolare al posto di Ivanov e la cosa ha ripagato. Col mulinello pure sfotte i tifosi del Granada. Albains. Palla dentro, la appoggia dentro Bakis, prima di uscire dal campo. 3-1, dilaga l'Andorra, mette la partita in discesa. Albains, gol e assist, ragazzi. Sto qua è un talento scuro, è un talento di cui sappiamo poco, ma sappiamo essere molto forte. Finisce 3-1, anche il Granada passa sotto la macchina Andorra e conclude la partita con la sconfitta. Albains, Majzak e Bakis. Fatto bene a metterlo titolare, eh? Leganés Andorra. E andiamo. Ci giochiamo fuori casa di giorno sotto una bella pioggia. E tra l'altro loro hanno lo stadio con licenza. Che bello. Finalmente un campionato oltre la Premier che ha tutti gli stadi con licenza. Almeno le squadre di Serie A e alcune di Serie B. Bakis dentro per Ivanov. Ancora lui, lo zar. 1-0 dopo 30 minuti. La sblocca l'Andorra. Sempre l'asse dei doppi attaccanti, ragazzi. Le due punte sono una cosa veramente troppo comoda. Ivanov, Lines. Ivanov ancora. Ribattuta, Pereira. Marinovic. È regolare. Bakis. Raddoppio dell'Andorra. Ancora lui, ragazzi. Botto di gol. Assurdo. Cosa sta facendo sto giocatore qui? Incredibile. Veramente incredibile. Batte Marinovic. 2-0. Adesso finalmente posso fare cambi. Finisce 2-0. Diciamo che abbiamo un po' rincarato la dose questa partita. Comunque una vittoria e soprattutto un clean sheet, che non è una cosa assolutamente scontata su questo gioco, soprattutto se è una squadra così, chiamiamola, scarsa purtroppo. Ci portiamo a casa il risultato lasciando il Leganés a 0 tiri totali. Giochiamo contro tipo i terzultimi in classifica. Intanto Las Palmas ha pareggiato una partita, quindi ci permetterebbe un'eventuale vittoria di scavalcarli. Con tutto il bene del mondo credo che il Ponferrandina si possa battere. Intanto Ivanov è giustamente salito a 65. Meglio tardi che mai. Ultima partita, ragazzi, di questo primo episodio. Ce la giochiamo in casa. Già i tifosi si vede che amano il nostro tucumano Pereira. Lo amiamo anche noi. E che popò se lo amiamo. Diego Lainez per Ivanov. Ancora Diego Lainez.
Alex. Dentro ti tacco per Bakis. Ma cosa si è inventato? Ma cosa si è inventato Ivanov? Assist di tacco per festeggiare il suo 65 di overall. Wow. Io che pensavo la ridesse a Diego Lainez. Infatti tipo ho tirato all'improvviso ed è andata bene. Banks. Anzi, perché lo chiamo Banks? Perché lo chiamo Banks? Lo chiamo Bakis! 2-0! Ormai mi sono fissato con Banks e per me Banks rimarrà. Invece, cazzo, è Bakis! 2-0, ancora assist di Ivanov. Oh, Albanes! Finta di qui, finta di là. E 3-0, ragazzi. Vabbè, sono terzo ultimo in classifica. Risultato che, a dir la verità, non è poi così bugiardo e neanche così irreale. Però Albanes fa un gol della Madonna, quello rimane. Palla dentro, Albanes ancora lui. Supera il portiere. 4-0. Prima che abbandoni il campo. Distrutti, ragazzi, cioè, siamo una macchina da gol. Siamo una macchina da gol, incredibile. Dopo la prima sconfitta per 5-2 ho trovato le misure con questa squadra e stiamo veramente macinando punti verso la promozione. Finisce qui, alla fine clean sheet, ce la prendiamo. 4-0 al Ponferrandina. Al povero Ferrandina, perché ragazzi, cioè, li abbiamo disintegrati. Poracci. Ma come si è rotto Pereira? Vabbè, 5 giorni, va bene così. Grazie per il premio allenatore del mese. Cavaliero partirà col Messico. La primavera fa schifo. E ragazzi, grazie per aver visto questo primo episodio della carriera con l'Andorra. Ripeto, sarà una carriera praticamente traghettatrice verso eSports FC 24. Voglio vedere quanti altri youtuber la fanno una cosa del genere. Voglio vedere in quanti la fanno. Io intanto la faccio, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Un bacione.